per noi il ramen. Cos'è il ramen, Yoshie? Allora, ramen è i noodles in brodo. Mm-hmm. E oggi facciamo ovviamente ramen vegano, mm-hmm. un brodo vegetale, che sarà molto interessante perché questo brodo, cioè vegetale, più brodo di alga kombu, che abbiamo visto l'altro giorno, che dà umami, e anche brodo di fungicida che è giapponesi. Quindi poi condiamo con miso e anche sesamo bianco macinato fine, quindi sarà abbastanza ricco questo sapore, molto gradevole. Benissimo, allora la prima fase è quella che sarà il brodo vegetale, giusto? Sì. La base delle verdure che hai portato. Sì. Esatto. Sì, che sì. Verdure sono? Allora, oggi usiamo quindi cavolo, pomodoro, patata, importante zenzero. Usiamo anche pomodori secchi perché pomodoro adesso non è proprio al suo massimo. Inoltre pomodori secchi contengono questo acido, famoso acido che dà umami. Poi usiamo daikon conoscete, zucchina, che però io questa zucchina userò solo il cuore, non la parte verde. La buccia. Poi usiamo una carota, sedano bianco e basta. E questo piatto mi dicevi che la versione che hai detto è una versione vegana e giapponese. Sì. Però è stato ereditato dalla Cina, un piatto esatto. che nasce esatto. in Cina con delle differenze. Sì. Adesso versiamo un po' di... cioè circa per 4 persone io direi di aggiungere un po' più di 1 litro d'acqua, 1,5 litri. Possiamo anche aggiungere un po' di più. Poi un po' di sale, preferibilmente sale grosso. Ok, allora lo mettiamo a cuocere sul fornello. Ok, benissimo. Siamo arrivati alla fase 2 della nostra preparazione del ramen. Qua ci sono i fiocchi di soia. Fiocchi di soia. Due tipi diversi perché mi piace avere le consistenze diverse. Prima comunque dobbiamo reidratare, lasciare a mollo in acqua fredda per circa 15 minuti, perché dopo comunque questi vengono saltati in padella con fungicida che devo ora tagliare molto fine. Il brodo noi usiamo per fare il brodo per lame, ma invece questi funghi che vengono cotti insieme a fiocchi di soia. E fungicida che non solo dà un sapore umami, ma anche sono molto ricchi in fonte di, diciamo, della vitamina D. Esatto. Allora, dicevamo che questo brodo, il ramen che stai preparando tu oggi, pur essendo un piatto vegano, ovviamente ha la componente proteica. Oltre alle verdure che hai preparato prima, aggiungerai poi i fiocchi di soia. La esatto. soia, lo sanno tutti, è una fonte di proteina, no? Un sì. legume. Sì, sì, sì. Quindi anche se è un piatto vegano, è abbastanza, diciamo, abbastanza ricco, ha un sapore profondo. Anche se uno magari non è vegano, sicuramente lo apprezza. E poi c'è anche la componente dei grassi, che non devono mai mancare in un piatto completo, no? In un menù, sì. questo piatto è un piatto sì, sì. unico. Questo no? è un piatto unico, fare. Sì, sì. E in questo caso la componente di grassi la dà il sesamo. Sì, allora, siccome noi usiamo il sesamo bianco, che noi macineremo sempre in questo mortaio giapponese, per macinare molto molto fine, poi usiamo anche l'olio di sesamo. Mm-hmm. Quindi i grassi vengono da questi ingredienti. Poi c'è anche, per condire il brodo, usiamo il miso. Quindi questo è, diciamo, questo di soia fermentato, no? Quindi cibo fermentato, anche molto saltare. Mm-hmm. Tagliato tutti sì. gli ingredienti, sì, sì. si mette in padella con un po' esatto. di olio. Quindi sì, prima, allora abbiamo, per fortuna abbiamo questo olio molto buono, biologico, di riso. Poi aggiungo un po' di olio di semi. Vorrei profumare un po' lo zenzero grattugiato,
poi io ho questi pezzettini piccoli di 15 tache. Da saltare in padella insieme, solo per all'inizio, aggiungo fiocchi di soia, poi copriamo con un po' di brodo di alga kombu, brodo di shiitake, per condire, se ci serve, allora, mirin e sake dolce, sake e poi salsa di soia. Terza fase del nostro ramen, sì. Prepari il pak choi, pak che è questa verdura cinese che sì. Non si cuoce insieme alle altre, ma allora, in padella. Esatto, perché questa verdura per preparazione in padella si fa molto velocemente, neanche un minuto, quindi anche perché ci vuole una preparazione alla giapponese, diciamo molto breve, per rendere sempre croccante le verdure, non stracotte. Questa è una cosa fondamentale nella cucina giapponese. Comunque, come vedete, c'è la parte verde e la parte, diciamo, un po' più bianca, no? Parliamo un po' al bocconcino così. Poi io metterei in padella questa parte prima, poi aggiungo la parte verde. Sì, che è più sottile, quindi qua ci sono. Sì, sì, e aggiungo un po' di sale, copro con un po' di acqua e basta. Uh-huh. E si cuoce in, diciamo, in un minuto. Ok. Dopodiché? Dopo, quando noi abbiamo il brodo tutto pronto e la pasta è cotta, queste vengono usate come guarnizione insieme ai fiocchi di soia che abbiamo preparato. Il brodo viene filtrato? Il brodo viene filtrato e poi vengono aggiunti, diciamo, sesamo bianco, sì. Macinato fine, un po' di miso, sì. Salsa di soia, brodo di alga kombu e brodo di shiitake, tutto insieme per creare questo brodo vegetale. Allora, tutti gli ingredienti del ramen sono pronti, cucinati, cotti, sì. Bisogna solo impiattare. Esatto, allora noi abbiamo il brodo, sì, deve essere ben caldo. Sì, e poi abbiamo il ramen già cotti, quelle guarnizioni che abbiamo preparato prima. Sì. Allora, versiamo prima il brodo in la ciotola di ramen. Poi vengono messi. Tra l'altro, ricordiamo, quello è l'insieme del brodo vegetale, del brodo, sì, ricavato dall'alga kombu e di quello dai fungicidi. Esatto, con un po' di miso, sì, e sesamo bianco macinato molto fine. Mettiamo. Questi sono i fiocchi di soia. Fiocchi di soia. Reidratati e saltati in padella. Esatto, e conditi con sake, mirin, salsa di soia. E prima sono stati anche profumati con zenzero grattugiato. Qui vengono messi anche pak choi, che abbiamo saltato in padella. Sì. Poi mettiamo sopra, per chi ama, un po' di piccantezza. Questi sono fili di peperoncino. Sì. Invece, chi preferisce non avere una cosa piccante, io faccio un altro esempio. Questo è un piatto molto di moda adesso, sì, esatto, che dal Giappone inizialmente si è diffuso soprattutto in Inghilterra, giusto? Sì, in Inghilterra. Questo sta arrivando in Italia. Esatto. Tutti, invece che aggiungere quindi il piccante, sì, un po' di germogli. Bellissimo, bellissimo, e senz'altro anche buonissimo. Grazie di cuore, grazie per aver lavorato per noi oggi. Prego, grazie. Piacere. Grazie.